Ciao a tutti, allora finalmente vi posso parlare di questi benedetti dispositivi AGG qua. Prima di iniziare vi rimando al video, quello che ho fatto un po' di giorni fa, di confronto fra varie tecnologie, quindi microcorrente, luce LED e radiofrequenza, perché funzionano diversamente. Quindi se il vostro dubbio è ma mi conviene prendere il tripolar, mi conviene prendere la maschera LED o una microcorrente, andate in quel video e scegliete, vabbè in realtà una parte lo capirete anche qua. Se invece la vostra indecisione è prendo Nuface o prendo il Foreo, io vi dico la mia, poi decidete voi. Io uso Nuface da novembre 2019, quindi no, di più, ottobre, quindi da un anno e 3-4 mesi. Questo è il Nuface Mini. La differenza tra Nuface Mini e Nuface Trinity, quindi quello più grande, è soltanto il fatto che si possono sostituire le testine. Qua non si possono sostituire, mentre in quell'altro ci sono tre testine diverse, quelle le palle per il viso, poi c'è la testina L, che è quella che serve più piccola di precisione per le zone tipo contorno occhi e labbra, e poi la testina ha un testina infrarossi e LED, se non sbaglio tutte e due, quella antirughe. Ok, quello costa molto di più. A livello di potenza non cambia assolutamente niente, cambia solo il fatto, nel senso la potenza massima dei due è praticamente la stessa, cambia solo che qua avete selezionabile 3 intensità, mentre in quello 5 intensità. Questo per me non ha mai rappresentato un problema, perché io la uso sempre alla massima, quindi non mi cambia niente. Ve lo faccio... Allora, questa è la potenza massima. Se allora, le due lucine accese a destra significa potenza massima, mentre le due lucine sul lato sinistro, voi lo vedete specchiato, significa potenza minima, quelle al centro significa potenza media. Ma ripeto, io l'ho sempre usata alla potenza massima, quindi non cambia niente. Quindi, uniche differenze. Poi, per quanto riguarda invece il Foreo Bear, sono uscite queste due versioni, quindi quella normale e la mini. Adesso ve li metto anche vicini a confronto tutti e due. Inizialmente sembrava che la potenza di questo fosse nettamente superiore a quella del Nuface. In realtà si è visto che come 1000 A siamo lì. Poi, se il fatto che questo in più abbia le pulsazioni soniche classiche dei dispositivi Foreo, quindi la vibrazione, ve la faccio sentire. Questa qua. Spengo. Se questa cosa potenzi l'effetto, alzo le mani, perché onestamente io questa differenza non l'ho percepita. Però invece la differenza fra questo e questo, a quanto pare sembra che la potenza massima di questo sia un pochino inferiore a questa. Però c'è un però, adesso vi dico. Intanto vi faccio vedere il confronto. Quindi questo, diciamo, se volessimo paragonarli con Nuface, sarebbe il corrispettivo del Trinity, in un certo senso, no? Perché fanno il mini di entrambi. Però le palline sono identiche come diametro a queste del Nuface Mini, mentre nel Nuface Trinity sono un po' più grandi. Infatti spesso nei video su YouTube molti usavano questo qua tranquillamente anche per il contorno occhi, anche se capite che è un po' grande, però nulla di vieta di usarlo. Mentre tra questa e questa la differenza c'è, è anche abbastanza, insomma, palese, quindi questo è nettamente più piccolo. L'altra differenza fra i due è che questi qua hanno un'app. Nell'app voi trovate, adesso se riesco registro lo schermo, vi faccio vedere un po' l'app come è combinata. Innanzitutto non potete iniziare a utilizzarli se non avete prima registrati sull'app, dopodiché siete liberi di usare, di guardare il tutorial e seguire il tutorial che c'è sull'app. Al momento ce n'è solo uno per questo e uno per questo, e sono due tutorial differenti. So che ne aggiungeranno degli altri, quindi più là sicuramente ce ne saranno degli altri e sicuramente li proverò. Però, allora, innanzitutto, come si usano? Tutti questi prodotti si usano in ogni caso con un conduttore, hanno bisogno di un conduttore a base acquosa. Foreo ha questo prodotto qua, che è questo siero, si chiama Serum Micro Capsule Youth Preserve, perché ha dentro delle micro capsule. Allora, a me non è piaciuto per niente, sarà che sono abituata al gel d'ecografia, però sinceramente, per dirvi, preferivo molto di più
anche se non era il mio preferito, il gel di al massimo quello di Too Faced, perché non mi piace la sensazione che mi rimane sul viso. Non so a cosa sia dovuto, non so se sia la glicerina, non lo so. Ci sono dei siliconi, mi fanno storcere un po' il naso in questo tipo di prodotto, non perché abbia qualcosa contro i siliconi. Comunque non mi piace, non mi piace, e l'ho accantonato dopo qualche utilizzo. Ci ho provato, ma proprio non mi piace. Mentre preferisco mille volte, dopo un anno e qualcosa, sono arrivata alla conclusione che questo al momento è il mio gel preferito. Ultrasound l'ho preso su Amazon, costa 4 euro e spicci. Ho appena in realtà non è ancora finito perché praticamente sono riuscita a pescarne ancora all'interno. L'ho comprato a novembre, l'ho praticamente finita adesso, quindi. Cioè, comunque fate conto quanto ci fate con una confezione del genere. Preferisco molto di più perché è più facile da sciacquare via, poi non vi lascia nessun residuo e voi iniziate con la vostra skincare normale. Cosa ho notato? Allora, innanzitutto devo dire che io chiaramente vengo da un anno e passa di utilizzo di questo, quindi tutti i benefici grossi che potevo raggiungere con la microcorrente, che vi ricordo agisce sui muscoli del viso, quindi sulle fasce muscolari del viso, le avevo già raggiunti, quindi non mi aspettavo di poter avere di più. Ho comunque detto se ha qualcosa di più di questo, allora dovrei vedere qualcosa, magari più nella palpebra forse, perché il resto del viso è difficile. Ecco, io sinceramente dopo l'utilizzo di questo, insomma costante, perché l'ho usato praticamente, non dico tutti i giorni, ma ogni volta che mi è stato possibile l'ho utilizzato, onestamente sul viso non ho notato nulla in più. Quindi, ok, è più carino. Ok, c'ha l'app, però insomma, l'utilizzo relativo io a parte le prime volte, poi l'ho usato sempre a modo mio, adesso ne parliamo. Quindi a parte questo, a parte il fatto che sia più carino, è anche più piccolo, vedete, è un po' più compatto, quindi sicuramente la dimensione, insomma, se è quello che mi fa decidere, ben venga, però costa di più. Questo, se non sbaglio, con lo sconto, forse riuscite a prenderlo. Oddio, non mi ricordo, vi scrivo poi i prezzi qua sotto. Questo qua riuscite a prenderlo tranquillamente in questo momento dovrebbe stare ancora sui 132 euro. È capitato anche uno sconto più forte, ma difficile, quelle erano proprio occasioni rare. Quindi c'è una notevole differenza di prezzo. Questo a prezzo pieno sta sui 300-320 a seconda del sito. Io vi lascio quelli dove magari in questo momento sono più convenienti. In realtà le lascio tutti perché non si sa mai, magari oggi è più conveniente uno, fra 2 mesi, quando chi vedrà questo video lo troverà più conveniente in un altro sito. Quindi questo qua, cioè la differenza di prezzo onestamente non mi fa dire compratevi questo, perché io ho riscontrato gli stessi benefici con questo. Forse l'unica cosa, il fatto che vibri, e vibra quando voi lo appoggiate sulla pelle, altrimenti la vibrazione smette, quindi rileva la sensibilità. Il fatto che vibri vi fa sembrare che stia funzionando, no? Mentre questo è silenzioso, sentite un bip ogni 5 secondi. Quindi questa cosa magari vi porta a pensare che stia facendo qualcosa di più. Però di fatto sul viso io non ho notato nulla di più. Altre specifiche tecniche, quando si accende, questo qua vedete sono 5 lucine, si può modificare questa cosa. Quindi posso ridurre, ecco, un'intensità, 2, 3, 4 e 5. Io ovviamente lo uso sempre alla potenza massima. Si possono impostare anche dall'app queste cose, ma non avete necessariamente bisogno dell'app. Ripeto, a parte questo, non ho visto nessuna differenza. Sono rimasta invece piacevolmente colpita da questo, perché vi giuro che non gli davo granché, dicevo, vabbè, ma alla fine sarà solo più piccolo, più carino. Invece l'ho apprezzato tantissimo per gli occhi. Io vi lascerò nell'info box il link di un video che hanno fatto quelli di Too Faced su Instagram. C'è una ragazza che ha un filtro di Instagram con le fasce muscolari del viso visibili, che vi fa capire in che direzione dovete andare per il trattamento. Ispirata da quello, anche dal tutorial, perché ho seguito il tutorial di questo che è diverso dall'altro, e non so se è perché l'abbiano concepito così,
non lo so, sinceramente, boh, non so dirvi. Comunque è veramente piccino, è troppo carino. Per cui io questo qua, ripeto, mi ha stupito perché lo uso adesso praticamente solo sul contorno occhi. Quindi, beh, vi lascerò una clip che ho registrato, che ho messo su Instagram l'altro giorno, quindi sugli occhi, sulle labbra, quindi tutto nel contorno labbra dove le fasce muscolari hanno questo andamento, e udite udite, per le rughe glabellari, quindi queste qua, il famoso 11, in maniera diversa, quindi non col classico movimento verso l'alto, ma così, quindi verso l'esterno. Perché ho visto fare questa cosa in quel video lì con la testina Ele di New Face Trinity, dalla ragazza, e quindi ho iniziato a usarlo così. Ho notato per esempio che in questo caso mi ha funzionato di più di quando lo facevo con lui. Non è un discorso di intensità in questo caso, perché altrimenti non mi spiegherei perché la tipa di New Face utilizzasse la testina quella lì, che sono più piccole. Semplicemente, da quello che ho capito nel funzionamento, queste palline, essendo più piccole di queste, riescono ad andare a colpire delle fasce muscolari diverse che queste palline più grosse non riescono a beccare. Adesso prendetevi questa spiegazione così, però il dato di fatto, al di là appunto di quello che vi posso adesso dire io, è che io ho notato che questo qua, quando lo faccio il movimento sulle fasce muscolari degli occhi, effettivamente mi alza di più di questo. Cioè, se io faccio lo stesso esercizio, lo stesso movimento con lui, questo ho notato essere un po' più efficace. E ripeto, questa cosa mi ha spiazzato. Quindi, se avete già New Face, io un pensierino su questo lo farei. Anche su questo c'era un piccolo sconto, insomma, che mi ha dato dei codici. Se avete New Face, io questo un pensierino lo farei, perché devo dire che secondo me un pochino lo va a integrare. Se non avete New Face, nel senso che se non avete proprio mai preso un dispositivo a microcorrente, io vi dico di cominciare da questo. E al limite, se volete, poi ci integrate questo. Tutto ciò ovviamente non vale se avete New Face Trinity. Se prendete New Face Trinity con la testina Ele, siete a posto, non avete bisogno di niente di tutto ciò. Se non sbaglio, anche su New Face Trinity c'era un'offerta, ma non vorrei dirvi una cavolata, comunque eventualmente ve lo scrivo giù. Quindi se non avete niente, ragazzi, io onestamente dico, perché no prendere questo? Piccola parentesi sui dispositivi fake simili, io non mi prendo responsabilità di consigliarvi niente, non vedrete mai link di quelli, perché io un prodotto che emana della microcorrente vorrei un minimo di certificazione di sicurezza, non prenderei il primo fake che c'è su Amazon, AliExpress e via dicendo, quindi Non lo voglio manco sapere, ecco, fondamentalmente. L'altra cosa che mi stavo dimenticando di dirvi, la durata del trattamento. Il tutorial che c'è sull'app di questo in particolare dura 3 minuti in totale, in realtà compresa di stesura del siero e di assorbimento. Quindi in realtà il trattamento dura pochissimo. Io non l'ho fatto un po' di volte, ma mi dava l'idea di non fare assolutamente niente, quindi ho ripreso con il mio trattamento abituale, quindi seguendo le fasce muscolari. L'altra differenza è che questo rimane acceso 5 minuti, perché il trattamento giornaliero è fatto proprio per durare 5 minuti, e fa un bip ogni 5 secondi. Dopo 5 minuti si spegne e lo potete riaccendere se volete fare un trattamento più lungo. Mentre lui rimane acceso per 3 minuti. Quindi io cosa faccio di solito? Faccio 3 minuti metà del viso, 3 minuti l'altra metà del viso, e se proprio quel giorno voglio strafare lo riaccendo, faccio ulteriori 3 minuti, magari tra collo, guance, eccetera. Anche questo fa più o meno la stessa cosa. Il tutorial che c'è sul sito però dura un po' meno, cioè sul sito, sull'app, dura un po' meno di 3 minuti, quindi immagino che questo resti acceso per lo stesso periodo. Non ci ho fatto caso, devo dire la verità, perché anche qua faccio una volta un ciclo da un occhio, un ciclo dall'altro, l'altro ciclo faccio le glabellari e qua, e quindi sto a posto così. L'ultima cosa che dico, aggiungo per massaggio per foreo, quelle cacchio di istruzioni. Io capisco che la confezione, io non ho preso il packaging alla confezione perché onestamente mi sembra superfluo. All'interno c'è il caricatore, c'è lo stand dove metterlo. Se comprate questa versione qua trovate questo sacchettino. Io ormai li tengo così, metto lui
poi ci metto dentro anche lui, tutti e due insieme, e sono bellini tutti e due insieme, senza ombra di dubbio. Mentre se comprate il mini, in quello mini non c'è il sacchettino, ecco, questo ve lo volevo dire. Però quelle cacchio di istruzioni sono veramente scritte minuscole, quindi nel caso vi consiglio di andarlo a vedere sul sito, perché insomma è veramente piccolo, cioè sono praticamente inutili, perché io sfido, ci vuole la lente di ingrandimento per leggerle. E un'altra cosa che mi lascia perplessa, ma questo è un po' di tutti, anche di New Face, trovare le informazioni sulla potenza è difficilissimo, perché trovate di ogni, cioè si fa veramente fatica a trovare l'informazione precisa. Questa cosa è veramente fastidiosa, però pazienza, ci dobbiamo arrangiare andandola a scoprire noi stesse. Alla fine io guardo i risultati su di me e questa è la mia esperienza. Io spero di esservi stata utile, ci vediamo al prossimo video, che non so quale sarà. Intorno ai primi di marzo faccio la recensione sul Tripolar, la recensione definitiva, quello per il viso, poi occhi, pancia, eccetera, ne parleremo più là. Devo fare sempre quello del Dyson, non mi sono me lo sono scritta, ho preso un post-it, l'ho scritto e l'ho attaccato nella mia scrivania. Stavolta vi saluto davvero e ci vediamo alla prossima, ciao! Thank you.